volte mi sento come quel giovane pescatore di cui non so se sapete la storia. Quel ragazzo un bel giorno guardò il mare dalla riva. Era un mare calmo di mattina, senza onde, senza schiuma. Il vento non soffiava e il cielo era azzurro chiaro. Pensò allora che sarebbe stato bello uscire a pescare. Sarebbe stato bello e facile, perché il mare era uno specchio docile e piatto. Bene, andò al porto e prese una barchetta, drizzò i remi e cominciò ad andare al largo. Gettò le reti in quel mare perfetto e dopo un po' le tirò su. Erano piene. Che bel mestiere ho trovato, pensò, e ricominciò a pescare. Tornò il giorno dopo e poi quello dopo e quello dopo ancora. Ma intanto, un giorno dopo l'altro, la stagione cambiava. L'inverno si avvicinava e il mare cominciava a farsi sempre più grigio e freddo. La schiuma delle onde gli bagnava il viso e per poco i cavalloni non gli ribaltavano la barca. Un giorno poi, senza accorgersene proprio, quel giovane pescatore, pur di pescare nel mare agitato, andò a cercare una corrente d'acqua meno tempestosa. E così facendo si allontanò davvero in alto mare, dove le onde erano muraglie, i tuoni si abbattevano potenti e il vento urlava. Fu allora, in quel momento, che il giovane pescatore cominciò a tremare, perché si rese conto che non era per niente un mestiere facile il suo, e si dette di stupito 10, 100, 1000 volte, perché nessuno l'aveva costretto, ma era lui, lui solo, ad aver scelto di andare per mare, per giunta al largo, dove non ci sono approdi e la tempesta vince. Ecco, sì, io sono quel pescatore. Iniziai a predicare quando il sole splendeva e il mare era liscio come l'olio. Ma dopo, solo quando ormai era tardi, ho scoperto che stavo su una barchetta, io piccolissimo, con i miei remi piccoli come stuzzicadenti, in pieno mare aperto, buttato, scaraventato in mezzo alle onde alte come case. E allora tremo, non di freddo, di paura. Non solo perché sono un uomo con tutti i miei dubbi, giganteschi, enormi, a cui tutti chiedono invece chiarezza, conforto, luce. Chi sono io per darla? Chi sono io per non far perdere voi se 100 volte mi sento perso io? Chi sono io per parlare di cose che sono tanto più grandi di me? Chi sono io per dare risposta se ho a malapena la domanda? Vi hanno detto di me che ero un pazzo, il frate senza senno che ha perduto la ragione, le cui labbra sparlano perché la testa è andata. E tuttavia, nonostante questo, vi ho visti tornare ad ascoltare il pazzo. Vi hanno detto allora che ero un eretico, che il diavolo mi aveva preso l'anima, che vi portavo su una via sbagliata, che la vita eterna per chi mi dava retta era negata. Eppure giù dal pulpito, se abbassavo gli occhi, c'eravate ancora, allineati, a schiera, seduti stretti, perfino in piedi, ad ascoltare me, Savonarola, l'anticristo. Non si sono rassegnati allora. Vi hanno detto che ero un tribuno della plebe, anzi di più, un soldato senza truppa, un re senza regno, un poveraccio in cerca di potere per il gusto di averlo, un segugio dal trono vacante per lasciare il pulpito e prendermi uno scranno, mettermi seduto come un podestà o un doge a Venezia. Ma neanche questo ritratto che di me hanno dipinto vi ha fatti stringere di meno qui al mio fianco. Ora però, ora sì, hanno trionfato. Gli è bastato seminare una voce fra di voi, come l'erba maligna si sparge in un campo. Savonarola predica troppo forte, gli hanno detto, e la sua voce si è fatta assordante, tanto che nessuno
farà più commerci con Firenze. Non ebbe forza su nessuno parlare di pazzia, d'eresia, di un capopopolo. Ma la lingua dei soldi, del commercio, dei danari, fu lei l'ariete che spalancò la breccia. Uno dopo l'altro vi ho visti mancare. Uno dopo l'altro rapidamente abbassare lo sguardo, girare le spalle, cambiare percorso, voltarsi via altrove. Tentarono di proibirmi di parlare facendo chiasso, coprendo questa mia voce con un frastuono dal reggimento. Eppure mi odivate, perché la volontà è più forte di ogni trucco. Infine però, spuntata l'arma del rumore, scelsero quella del silenzio. Uno dopo l'altro vi hanno convinti. Pur di salvare i soldi, avete venduto me. Pur di non perdere la borsa, avete perso me. È questa la via che può farmi tacere? Ma io vi dico, non tacerò mai. Non porrò mai fine alle parole. Io non darò mai riposo a questa voce. Ho speso la vita per dire ciò che andava detto. Ho dato la forza, il sudore, la vita. Ho dato la mente e ho dato la voce. Quando sarò morto, come sarò morto e per mano di chi? Di questo, francamente, non mi curo. Le parole vere parlano, anche se non è la stessa voce a dirle. Se non sarò io, sarà di certo un altro, chiunque sia, affinché verità non smetta, sempre e oltre. Amen. Non è finito, non è finito.